Buongiorno a tutti e benvenuti al canale Info Camper. Oggi facciamo un video velocissimo, facciamo una specie di tips, non so, vorrei quasi instaurare una specie di rubrica per darvi dei piccolissimi suggerimenti che non vi comportano la visione di un video troppo lungo. Comunque, al di là di questo, allora, questo è un piccolo suggerimento, vi è venuto in mente risolvendo il problema di un nostro cliente che ci è venuto a trovare, che aveva problemi con il gas. Quindi parliamo del monocontrol e del duo control, sostanzialmente dei due regolatori del gas della truma, che eccoli qua. Adesso apriamoli un attimo, vi faccio vedere qual è il problema, diciamo, la problematica a cui potremmo andare incontro. Allora, abbiamo chiaramente la chiavetta. All'interno della chiavetta, vedete, ci sono le varie aperture, fatte in questa maniera non a caso, perché serve proprio per gestire le aperture e le chiusure del tubo. E questo è il nostro monocontrol. Andiamo fuori, ci sono le istruzioni che non ci servono adesso. Mettiamo tutto dentro. Raccordo, ok. Ecco qui. Questo è il nostro regolatore. Allora, la cosa fondamentale ed è il senso di questo video, che il regolatore deve essere installato in posizione perfettamente verticale. E ora ve lo faccio vedere, guardate. In una delle due estremità di questa chiave che viene data in dotazione c'è un inserto con una stella, è praticamente una Torx. Allora, per armare il regolatore bisogna fare in questa maniera: si preme, si ruota. Lo sentite questo rumore? Perfetto, eccolo qua, il regolatore è armato, vedete? Per disarmarlo diamo un colpo, quindi simuliamo una decelerazione e logicamente lui è disarmato. Vediamo un attimo che cosa succede quando il regolatore invece è montato in maniera scorretta, cioè inclinato, quindi anche non di tanto, in questa maniera. Noi premiamo, ruotiamo, ma come vedete il regolatore non si arma. Eccolo qua. Chiaramente la cosa succede, è valida anche per il regolatore duo control, quindi ve l'ho portato apposta qui. Eccolo, ve lo faccio vedere, guardate, in posizione verticale, premo, ruoto, eccolo qua, ed è agganciato, vedete? Lo sgancio nuovamente, adesso incliniamolo. Come vedete torna indietro, eccolo qua, quindi non si arma. In definitiva, il senso di questo video qual è? Mettiamo a posto. Allora, ricordatevi, quando dovete cambiare il regolatore, posizionatelo in posizione perfettamente verticale. Ci sono alcuni casi, ed era questo il caso di questo mio cliente, che aveva una parete leggermente inclinata, gli era stato montato in questa posizione e praticamente aveva difficoltà ad armarlo, quindi ogni tanto si armava, ogni tanto non si armava, in funzione di come era anche posizionato il camber. Quindi, cosa fondamentale per il tips di oggi: regolatore nuovo della truma, posizione perfettamente verticale, non inclinata. Quindi fateci attenzione se decidete di sostituirlo, se ve lo fate sostituire, ok? Questo è tutto per oggi. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se volete e condividetelo con i vostri amici, attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo sul canale e, come al solito, ci vediamo alla prossima.